Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fra le Torte in Store. Benvenuti se siete nuovi iscritti. Io sono Davide, con me il mio piccolo assistente Jasmine. E oggi siamo qui come ogni venerdì a parlare di Marvel Legend. Il protagonista di oggi è questo fantastico e nuovissimo duo pack che vede protagonisti Logan e Sabretooth. Allora, questa è la scatola. Questa action figure è stata fatta per il 50° anniversario, che vediamo anche la scritta qui. Davanti troviamo il blister, la finestra con i nostri due personaggi. Vediamo un bellissimo Sabretooth, non vedo l'ora di vederlo tra le mani. Sulla costina qui vediamo Sabretooth e di qua penso che ci sia Logan, infatti. Eccolo qui. Dietro troviamo un'immagine del fumetto da cui è tratta questo set. Bene, direi di non perdere altro tempo e andare subito a fare la recensione. Vi ricordiamo che in fondo a questo video troverete la playlist con tutte le Marvel Legend. Ok, eccoci con la nostra action figure fuori dalla scatola. Diamo un'occhiata all'altezza e abbiamo 15,5 cm per Logan e 19 cm per Sabretooth. Allora, partiamo da Logan. Abbiamo volto esente da difetti, abbiamo le basette perfette, tutto ok, occhi azzurri, espressione normale, quindi seria, cappello marrone, un po' in gomma qui nel laterale che non si può togliere ovviamente, la testa possiamo muoverla giù e su, ruotarla destra e sinistra. Andiamo all'apertura delle braccia, che le trovo ottime, rotazione anche, non abbiamo nessun butterfly joint, rotazione anche al bicipite, doppio snodo al gomito, perfetto. Abbiamo i peli sul braccio colorati di nero e anche sul petto, perfetto. Abbiamo in queste mani gli artigli estratti e le mani a pugno, possiamo ruotarle ovviamente. Andiamo al petto, troviamo due snodi, uno che ci permette di ruotarlo e un altro che ci permette anch'esso di ruotarlo, ma abbiamo anche lo snodo laterale e poi per andare indietro e in avanti. Non abbiamo lo stesso snodo che troviamo in varie Marvel Legend, che tra l'altro anche Sabretooth, quindi dopo andiamo a vederlo, quello praticamente qui in mezzo che ci permette di andare avanti e indietro, ma da una parte è meglio, preferisco più fatto in questo modo. Passiamo alle gambe, qui abbiamo la cintura, guardate che bella anche la parte davanti, apertura delle gambe fino a qui, abbiamo la rotazione alla coscia, ci permette di andare avanti la gamba in questo modo e indietro fino a qui. A differenza del gomito che avevamo i peg nascosti, sulla gamba li abbiamo a vista. Non so come mai abbiano fatto questa differenza, comunque in tutti i casi il painting è giusto, quindi non ci sono errori di colorazione, per fortuna. Arriviamo al piede, guardate che bello l'effetto dei pantaloni che vanno a allargarsi in fondo, abbiamo lo snodo sulla caviglia, quindi avanti e indietro, e poi la rotazione laterale, perfetta. Ovviamente non abbiamo lo snodo sulla punta del piede, però almeno il piede è fatto bene a stivale, quindi tutto ok. Dietro nulla da segnalare, molto bello l'effetto dello snodo, non è invadente, belle anche le pieghe della camicia. E questo è il nostro Logan. Poi passiamo a Sabretooth, cominciamo dal volto, guardate com'è cattivo, occhi bianchi, abbiamo la parte della maschera marrone, poi le basette e le sopracciglia, in questo caso abbiamo la bocca aperta, guardate anche la lingua dentro, perfetto, i capelli, tutto in PVC, la testa possiamo muoverla avanti e indietro,
ruotarla destra-sinistra. Intorno abbiamo la pelliccia, bella folta, guardate come è grande, cambia anche colore da davanti a dietro, qui è più chiaro, bellissimo. Andiamo all'apertura delle braccia, che la trovo ottima, non è limitata a causa della pelliccia, possiamo ruotare la spalla e abbiamo anche il butterfly joint qui dietro che ci permette di allargare le braccia, ottimo. L'unico difettuccio che ho trovato è questo errore di painting del, diciamo, peg che si muove, che è marrone non giallo, però vabbè, non è un problema, qui non potevamo fare altrimenti perché o facevamo giallo qui sotto ma poi si vedeva il giallo qui, è stato meglio così, però vabbè. Poi abbiamo la rotazione del bicipite, lo snodo al gomito doppio, qui abbiamo un errore di painting, è un po' più chiaro una volta piegato rispetto al giallo che abbiamo nel braccio. E poi abbiamo questa punta in gomma, perfetto, sembrava plastica invece è gomma, ottimo, così non c'è rischio di spezzarla. Andiamo alle mani, che le abbiamo aperte, possiamo muoverle e rollarle, stessa cosa anche da quest'altra parte, aperta. Andiamo al corpo, qui abbiamo lo snodo di cui parlavo prima, ci permette di andare avanti e indietro, e abbiamo la rotazione, però abbiamo perso lo snodo che ha Wolverine ad esempio, che non ci fa fare il movimento destra e sinistra, e non abbiamo neanche la rotazione alta, abbiamo solamente questa. Andiamo alle gambe, apertura fino a qui, abbiamo la rotazione alla coscia, possiamo sollevare la gamba fino a qui, indietro fino a qui, qui abbiamo i peg a vista, doppi snodi anche nelle ginocchia, qui nessun errore di painting, è tutto giallo, abbiamo solamente queste strisce marroni qui sulla coscia. Arriviamo ai piedi, che troviamo i ciabattoni, però vabbè, qui possiamo anche farli passare, essendo così grandi potevano farli meglio, però vabbè, non abbiamo lo snodo sulla punta del piede, ovviamente abbiamo lo snodo su e giù e la rotazione destra e sinistra. Dietro nulla da segnalare, e questo è il nostro Sabretooth. Ok, allora cominciamo con gli accessori di Logan. Abbiamo due mani, una aperta in questo modo e una per impugnare. Abbiamo anche qui i peli, ovviamente. Poi abbiamo la seconda testa di Wolverine, che è molto simile, cambia solamente il colore del cappello, forse anche un po' più grande il cappello. E poi abbiamo le basette più folte e anche un po' più di capelli. E anche il sorriso. Sì, forse questa sembra che sorrida di più, una specie di sorriso almeno. E poi abbiamo un altro accessorio di Logan, sono delle carte con praticamente un full di 7, e dietro abbiamo la parola Xavier con la X. Poi passiamo a Sabretooth, abbiamo un altro paio di mani, sempre aperte. E abbiamo la seconda testa, che anche qui è molto simile, cambia l'espressione, una arrabbiata e l'altra che sembra che sorrida, quindi in questo caso ci sta.
Paragoniamole ad altre due Marvel Legend. Da una parte abbiamo Wolverine, direttamente dalla serie animata del 97, e dall'altra parte abbiamo Bestia, sempre dal mondo degli X-Men. Le rispettive recensioni le troverete nella playlist dedicata in fondo a questo video. Ok, eccoci alle nostre valutazioni finali. Allora, io penso che questo duo pack sia davvero fantastico. La cosa che lo rende fantastico, secondo me, in parte è anche merito di Sabretooth. Questo deve essere uno dei migliori Sabretooth fatti negli ultimi anni, sicuramente. E per quanto riguarda Logan, non è da buttare via assolutamente, molto bello anche lui, però comunque diciamo che il pezzo clou è Sabretooth, perché comunque di Logan ne abbiamo visti tantissimi negli anni. Difetti, allora, per quanto riguarda Sabretooth abbiamo qualche difettuccio di painting, però non è gravissima come cosa, mentre invece per Logan io sinceramente avrei aggiunto una testa diversa, magari una testa arrabbiata, perché comunque messo con quelle due teste non possiamo fare altro che metterlo in posizione normale, un po' come abbiamo fatto noi adesso. Mentre invece avrei optato per una testa arrabbiata, ma soprattutto con una testa senza cappello. Quindi avrei messo la testa che abbiamo su, ok, e poi avrei fatto un cappello senza testa, così potevamo metterlo magari o in mano o a terra o dove cavolo vogliamo, e poi una testa arrabbiata. Ecco, questo secondo me è uno dei difetti che darei a questo set e basta. Poi per il resto io lo trovo davvero eccezionale, quindi a mio avviso l'acquisto è super consigliato. Jason, tu che ne pensi? Molto bello, e anche molto bello Sabretooth. Sì, davvero fantastico. Enorme. Sì, infatti sono contento di averlo preso e farà un figurone secondo me nella mensola X-Men. Bene, detto questo, noi vi ringraziamo come sempre di averci seguito, ringraziamo tutti gli abbonati al canale che ci supportano, grazie mille a tutti e vi ricordiamo che qualora voleste potete abbonarvi al canale con l'apposito tasto abbonati qui sotto, oppure potete supportarci con i super grazie mettendo così in evidenza anche il vostro commento. Inoltre vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo l'appuntamento come sempre al prossimo video e con un'altra Marvel Legend il prossimo venerdì. Sempre qui, sempre con me e sempre con Jason. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao.